Buon pomeriggio, ben ritrovati. Diretta Forex, speciale dati USA, speciale meeting della Banca Centrale Neozelandese New Zealand, speciale tutto quello che è speciale. Grazie a voi anche che commentate con me, faccio già vedere quelli che sono i vostri contributi. Ben arrivati, ha scritto già Gianluca nella chat di YouTube. Buon pomeriggio, oggi pole position. Bravo, bravo Gianluca, numero uno, pole position. Saluto anche Daniela, Daniela, ben ritrovata. Vedete, ma quante donne, bellissima, bellissima questa vostra presenza, graditissima. Marco M, eccoci, saluto anche il capitano della squadra di Facebook, Alessio Stefano. Ciao Stefano, come va? Tutto bene? Diego dalla Sardegna, buon pomeriggio anche a te. Domenico su Facebook, fantastico, grazie, vero? Grazie di cuore. Non è scontato, non è mai scontato per me questa vostra presenza. Eccoli lì che arrivano, Giovanni Leach, che abbiamo scoperto una volta, adesso non mi ricordo il cognome, era troppo lungo e l'ha abbreviato Leach. Poi c'è Giuseppe Cap, buon pomeriggio Sam, Chiara, che ci sarà anche l'evento 6 ottobre Milano, evento dal vivo, venite sul mio sito internet, che ce l'ho anche pronto, ve lo faccio vedere. Vedete il sito internet www.decarolis.tv, decarolis.tv, mi raccomando non sbagliate. E poi nei menu che vedete qui in alto c'è eventi, cliccando sulla pagina eventi troverete il banner Milano Trading Talent Show Tour 6 ottobre, una mezza giornata per incontrarci di persona. Ci sarà Gabriele Briga, che attualmente è primo nel contest perché c'è in corso proprio una gara per aggiudicarsi una postazione trading con quattro monitor. E Gabriele mi ha già detto, proprio oggi ho parlato, ci sarà Gabriele, ci sarà Chiara, ci sarete tanti di voi che state qui seguendo. Saluto Tia, che sto portando un po' di donne, vai Tia, grande Tia. Voce così, Nestore, buondì, Emanuele, buon pomeriggio, Stefano, Gaetano, Romolo, Danilo, Davide, piacevole scoperta, buongiorno, mi fa piacere, grazie Davide, ben arrivato. Renato, passato il raffreddore, assolutamente non siamo lì, che latita esce fuori, a volte, poi insomma, Alessandro, ciao Deca, Mattia con la X è arrivato, Pippo, ciao Pippo, Gengo, buon pomeriggio, grazie. Eleonora, c'è anche Eleonora, ciao Renato, grazie. Ciao Renato, il 6, tutti in cravatta? Ma sì, come volete, basta che ci vediamo. Maria Gabriella, ciao Maria Gabriella, tutto bene Maria? Dai, dai, venite, 6 ottobre, è un evento completamente gratuito, stiamo insieme, verranno i traders. Gabriele già mi ha dato certezza, altri mi devono dare ancora conferma, traders che stanno facendo vedere delle cose molto, molto, molto interessanti, anzi ve le faccio anche vedere. Andiamo a vedere quello che è il contest, un attimino, ve lo faccio vedere perché davvero merita, guardate le performance. Briga FX, è lui, Gabriele, ci sarà, mi ha detto sì, Gabriele non cambiare idea, mi raccomando, ti aspetto, ci sarà e farà vedere la strategia. In questo momento è primo ancora, il 4 ottobre si conclude il contest e poi 6 ottobre la festa a Milano all'hotel, avete visto Westin. Poi c'è Andrea Loprieno con più 16%, è venuto giù, è crollato, c'era al secondo posto 45041 Leonardo, che non so se è collegato, che saluto. Insomma, è tutto, è ancora apertissimo. Marco Carmentano mi deve far sapere che sta partecipando al campionato del mondo. Marco ha già vinto altri contest, sta partecipando anche a questo, delle operazioni aperte, se non ricordo male, Dow Jones al ribasso. Bello, bello, bello. Insomma, stiamo seguendo anche sulla pagina del Trading Talent Show con delle dirette insieme a Gianluca, il mio collaboratore Gianluca. Vedete, questa è la cosa. Quindi venite qui sul mio sito, nella pagina eventi, qui, eventi. Cliccate qui e da là poi vi registrate. Vi aspetto, mi raccomando, 6 ottobre, così ci conosciamo di persona. Diamo una fisionomia, siamo umani, prima di tutto, siamo persone. E qui che arrivano, Pips Fishing, Leonardo, cos'è successo? Pips Fishing, il tuo expert advisor, avevi detto che insomma un po' così, va bene, dai, c'è ancora tutto il tempo fino a 4 ottobre. Giuseppe, Simone, Marco, buon pomeriggio, mi dispiace tantissimo, ma non potrò esserci, sarà per il prossimo evento. No, Marco, come puoi? No, ma che cosa? Dici, cosa devi fare? Cosa devi fare? Beh, non me ne sto scherzando. Giovanni Licciardiello, è una io oramai qui, passati 40, la vista, eccola lì, Eleonora, buon pomeriggio, Lorenzo, saluto anche su
Facebook Domenico, io ci sono. Sì, Marco Pianezza di STO mi ha detto che stanno arrivando tantissime registrazioni. Dai, passiamo una giornata insieme, parliamo di mercati, vediamo questi bravissimi traders, ci prendiamo un caffè insieme, uno snack, un break, ci sarà sicuramente qualcosa anche da mangiare. Offre tutto Marco Pianezza di STO, quindi venite, dai, mezza giornata la trascorriamo insieme. Non siete obbligati ad aprire un conto con STO, se lo aprite è meglio, se non l'aprite fa niente, va bene, amici come prima, assolutamente, quindi va benissimo. Vi aspetto, dai, venite, venite, 6 ottobre. Milano, 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 dai, 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 dai. Questi è arrivato Franzo. Hola, se c'è qualche donna che vuole accompagnarmi a Milano, vengo volentieri. Viva la parità, tia, tia, tia. Furbo, tio Stefano. Renata, in programma eventi nel centro Italia? Per il momento, no. Per il momento, ti dico che non ci sono. Poi è arrivato Valerix. Dovrebbe essere Val, mi sembra un nick nuovo. Se è così, ben arrivato. Stefano, io sarò ad un matrimonio e credimi, preferirei essere lì, quindi sarà un bel lungo matrimonio. Non so se un matrimonio, c'è poi il matrimonio meridionale, sud Italia, e il matrimonio nord Italia, che è completamente differente, quindi ci sono delle situazioni molto, molto, molto diverse. Bene, 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 quindi domenico ci sarà, benissimo, benissimo, domenica ci vediamo allora settimana prossima, non questo venerdì, venerdì 6 ottobre, primo venerdì di ottobre. Sistemo la cravatta. Tra un po', qualche minuto, Remo, c'è anche Remo, c'è anche Remo. 6 ottobre non riesco, Eleonora. No, Eleonora, no, 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 perché, 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 perché? Dai, dai, per questa volta, ok, questa volta non puoi mancare. Se ci sarà la prossima, non lo so. Io oramai eventi dal vivo, come faccio a fare eventi dal vivo? Se io devo fare qui, devo stare a fare dirette, certo, una volta ogni tanto va bene, però sappiate che veramente ho declinato molti inviti da parte di altri broker che mi hanno chiesto di fare delle tappe in giro per l'Italia. Sto dicendo no, perché ho davvero tante attività in piedi e sono contento. E quindi queste sono, non lo so, non lo so, infatti non sarò, già vi dico, al Tolexpo a Milano, IT Forum, dovrebbe esserci la versione invernale, non ci sarò, già vi anticipo, quindi perché davvero qui c'è tanto, tante cose da fare e non posso abbandonare la mia postazione e le dirette con te, tu, questa diretta che stai seguendo qui, guardate qua che c'ho. Guardate qua che c'ho. Sapete che significa? Sapete che significa quiz? Oggi c'è il quiz, c'ho la VAR, che non è VAR quello calcistico, ma VAR inteso come verifica a Renato. Da qui mi fanno le verifiche, mi dicono, dico, verifica a Renato quello chi ha risposto. Quindi mi raccomando, mi raccomando. Lavora Eleonora, vabbè, giusti, per questa volta sei giustificata. Prossima volta mi raccomando, Eleonora, Mr. Vegar, Giacomo è arrivato, anche Giacomo Fiorentino, tu, Giacomo, Renato, obiettivo la clonazione. No, no, ne basta già uno è tanto. Adesso poi con questo video, questa pubblicità, che non è colpa mia, non la sto spingendo io questa pubblicità. Ci sono due video, uno mi ha scritto, non è vero che sei arrivato a 300, c'è un altro video che non è in elenco, quindi non lo trovate nel mio, però cercate Renato, criptovalute, de cavo. Vedete un video sulle criptovalute e vi esce la pubblicità, che ha fatto 350, cosa pazzesco, 350.000, lo so, è diventato un tormentone, un'ossessione, ma non dipende da me, non dipende neanche dal broker, è YouTube che permette quella pubblicità dei 5 secondi, quindi prendetevela con YouTube, non con me. Assolutamente. E, è arrivato Stefano. Stefano ci sarà, è vero, Stefano, tu ci sei all'evento. Classe, classe, Stefano vota Renato. Ci sarà Teresa, non Teresa May, noi abbiamo una Teresa che è più speciale, indubbiamente più importante. Teresa, senza nulla togliere la signora May, non so se adesso la inquadrano. Buon pomeriggio anche a Marco De Martino su Facebook. Max, Agostino, è arrivato anche Agostino. Antonino, Antonino, siamo, beh, direi che ci siamo tutti. Vedete qualcuno fuori dalla porta che vuole entrare? Se possiamo cominciare. 14:24, torniamo a vedere quello che è il quadro degli eventi. Ci sono dei dati, vedete la bandierina americana alle 2:30 p.m. 14:30, classe, c'è una pubblicità con Renato. No, ma non solo c'è la pubblicità, togliamo di nuovo i dati, qui oramai alla fine non si parla più di forex, i grafici, bellissime queste dirette oramai. Non solo c'è la pubblicità sulle criptovalute, dove parlo delle criptovalute, poi lo stanno pubblicizzando, però parlo seriamente, quelle cose che chi segue le dirette forex ha già la mia idea, pensiero sulle criptovalute. C'è stato poi, ho parlato anche un video del copy trading, vabbè, insomma, c'è qui 350.000, 160.000, mi sembra l'altro video. Ma non solo Sadditech, che saluto per l'ennesima volta, non ci conosciamo, non ci siamo messi d'accordo, ha fatto un video a sua volta, aiutiamo Renato, che vi invito a vederlo, è troppo, l'ho condiviso anche sui miei social, gli ho fatto i miei complimenti, via, gli ho scritto sulla sua pagina Facebook, beh, lì proprio mi ha fatto sentire anche importante, devo dire, lo ammetto sinceramente, è stato bello, un po' come se avete le iene che fanno quei video parodia così. Grazie Saddi, grazie Saddi.
Stefano, ti vengo a prendere a Malpenza e mettiamoci, vediamo, ma non voglio darti fastidio, Stefano, sei gentilissimo. Tia, io sono di Buy di Dollar, ma a me mette di buon umore vedere la tua pubblicità, Eleonora, mi fa piacere perché ti dirò, non è che arrivano messaggi, tanta gente, il mio canale è scoppiato di registrazioni, siamo a 4.000, oramai sopra i 4.000 ci sono pro e con, ci sono anche messaggini non molto belli, non molto belli. Diego, ma poi vedere il tuo faccione mi mette di buon umore anche se è una pubblicità, buon pomeriggio. È arrivato Alberto e lo so, insomma, quindi questa cosa qui. Bene, 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 torniamo nuovamente, boom, ci giriamo e torniamo a parlare di mercati. Sa, questa dovrebbe essere una diretta in cui parlare di mercati. Sì, ma basta questo video, eccolo là, vedi Vincenzo, ti ho anticipato, Vincenzo ci mette tutti in riga. È arrivato anche Camran, devo salutare però Camran, ciao Camran, ben arrivato. Ordini belli durevoli non sono dei dati che possono spostare più di tanto il mercato, far vedere chissà quali cose, sempre che non esce qualcosa di molto distante al rialzo o al ribasso rispetto a quelle che sono le attese. Che vediamo su base mensile è previsto 1% contro il meno 6,8, poi togliendo quello core 7,8. Non c'è un consensus e poi c'è quest'altro togliendo trasporti dallo 0,5 atteso 0,2 zone 0,2 0,2. Leonora, sono andata a vedere i video di Sandy, ma non è così. A me è divertito, a me è divertito, a me è piaciuto. Poi vabbè, se non è piaciuto fa niente. Bello è quello, siamo tutti diversi, non siamo tutti uguali, quindi va benissimo così. Io lo ringrazio comunque Sandy. E poi alle 4 p.m. 16, quindi ora italiana, ci sono altre bandierine americane, che significa ci sono altri dati. E attenzione perché alle 6 parla il governatore della BOC. BOC, Stoccade della BOC, tutti i termini sempre ambigui con i canadesi. C'è, intanto è arrivato anche Paolo L. Ciao Paolo. Vedremo Lorenzo su Facebook. Vedremo cosa dirà ieri il ministro delle finanze. Non so se avete notato a un certo punto un movimento su USD CAD ieri sera, perché il ministro delle finanze ha detto che a lui, tutto sommato, l'attuale apprezzamento della moneta canadese, i tassi, ha detto siamo ancora vicini ai minimi storici. Insomma, beh, allora tu, ministro delle finanze canadese, che mi dici questo? Io che non sono lì. Siamo arrivati a un momento in cui puoi invertire USD CAD, che è crollato USD CAD perché si è apprezzata la moneta canadese. Queste parole del ministro finanziario delle finanze ieri canadese, e vedremo oggi cosa ci dirà Poloz. C'è pure Bullard, c'è Kashkari, qualcuno di voi, visto che l'ha citato, Kashkari, presidente della Federal Reserve di Minneapolis, a cui devo mandare un tweet, ci siamo già scambiati i tweet, devo mandare un tweet se si fa video intervista. Chissà se vorrà partecipare a una diretta Forex, sarebbe fantastico. Guten Tag a Stefano da Francoforte, Stefano FX e Domenico De Sandro. Ciao Domenico. Quindi questo c'è anche la Brainard, non so perché non l'hanno messo, c'è la Brain, parla pure la Brainard, amica di uncinetto della Yellen, ma non dovrebbe. Dai che si balla via, usciamo da questo trend laterale, scrive Nicola su Facebook. Pina, ma vedete quante donne, ma dove trovate una diretta con tutta questa partecipazione a queste donne? Siamo noi, i numeri uno, siamo noi. Quindi molti interventi, ci sarà anche carne, ce ne saranno tanti in questa settimana. Già ieri ha parlato la Yellen, diretta, la diretta proprio odierna, si chiama proprio a lei che ha prima detto, forse abbiamo sbagliato, intanto sta per uscire il dato, ma non penso che si sposta più di tanto, non penso che succederà qualcosa di importante. La Yellen ieri prima ha detto, proprio sul modello di Kashkari, presidente della Federal Reserve Minneapolis, membro votante, che ha detto in maniera esplicita, intervistato in televisione Bloomberg e altre situazioni, ha detto le previsioni, stime, inflazione della Fed abbiamo sempre sbagliato negli ultimi anni. Ieri anche la Yellen ha ammesso, forse ha detto abbiamo sbagliato le nostre stime su inflazione e occupazione, lei addirittura ci ha messo pure l'occupazione. E allora lì i mercati hanno detto cosa? La Yellen ha detto che ha sbagliato le proiezioni e stime, significa che non vuole alzare più i tassi di interesse perché all'ultimo meeting della Federal Reserve le palline, i dot plot, quei puntini, la proiezione, come intendono, cosa intendono fare con i tassi di interesse della Federal Reserve, si è visto che ci sarà ancora un rialzo di tassi in questo 2017. Come la Yellen adesso mi dice abbiamo sbagliato, significa che non si alzano i tassi, vendiamo dollari perché non si alzano più i tassi. Però la Iena ha detto, fermi tu che stavi già shortando dollaro, aspetta, ha detto la Iena, ha detto proprio così a Cleveland, se lo vedete il video, scherzo, 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 ha detto no, però
teniamo fede, continuiamo, confermo quello che abbiamo detto all'ultimo meeting. Intanto sono usciti i dati, andiamoli a vedere, sono usciti i dati, qui è tutto un calendar alert dal sito Trading Economics, che è uno dei tanti che potete usare anche quello di Investing su cui vengono pubblicate queste analisi, andiamo a vedere, quindi 1,7 positivo, minchia, è micidiale. Scusate, non avete sentito niente, non avete sentito niente. 1,7 contro quello che era l'1%, 2,2 contro il meno 7,9. Acquisti dollari, il dollaro yen è tornato sopra 113. Adesso ve lo faccio vedere. Anche qui, ex transport invece 0,2, dati positivi. Quindi dati tutto sommato positivi per quanto riguarda a favore di dollaro. Io qui comincio a sentire caldo e non oso immaginare la temperatura quando comincerò a fare i quiz. Andiamo a vedere i grafici. Quindi grafici per quanto riguarda, eccoli qua, i grafici, la reazione dei mercati. Li ho messi adesso anche a 30 minuti, giusto per apprezzare i movimenti nell'intraday. Grafici a candele giapponese, normale, non ho messo quelli Aikinashi. Questo è euro-dollaro, quindi qui vedete l'ultimo prezzo 1,1736, massimo e minimo di giornata sotto il range giornaliero. Questi sono grafici offerti da TradingView. Se stai vedendo questo video su YouTube o in diretta, ho registrato sotto c'è il link anche per accedere le parole. Dai, non si è sentito niente, non si è sentito niente, non si è sentito niente quello che ho detto. E beh, ho visto un numero grosso lì, ho detto la faccia. E quindi 1,1734, 1,1735 euro dollaro minimo, siamo 5 pips sopra il minimo di giornata che è 1,1730. Dollaro yen sta scappando al rialzo, siamo a 113,05 contro un massimo 113,06. Corre il dollaro yen. Ricordate ieri ho fatto vedere euro yen, sterlina yen, tu che hai detto bellissimo, mi butta a capofitto short. Questo dollaro yen non cede il dollaro yen e quindi stiamo lì, dollaro yen, quindi questo 113,04, Pina, se ricordi Renato, quando ha parlato ti ho detto subito che non era stata convincente, boh, cosa faranno realmente? Tu che eri non di dollaro, insomma, e quindi questo è il situazione, dollaro yen, siamo a 113,05, il dollaro index, l'indice del dollaro confrontato con 6 valute importanti, siamo a 93,49, praticamente sul massimo di giornata che è stato 93,50, tutte le informazioni che leggete qui, gold, scivola, qualcuno che prende quel gold lì sotto sta per andare sotto il grafico 1285,41. Come l'ha sentito gold ieri la Yellen che ha ritrattato? Prima sembrava che aveva dato un input a favore contro dollaro e poi si è tirata indietro, ha dato una bella sterzata. Rialzo. E siamo lì 1286, ha toccato leggermente un qualche tick sotto il minimo di giornata. E poi petrolio che sta in questo momento sta risalendo dal minimo che è stato 51,65, siamo a 51,85 WTI, Western Texas, quindi quello al NYMEX praticamente. E c'è anche Stocad, USD CAD, 1,2396, ha toccato un massimo 1,2412. Questi intraday, giusto per apprezzare i movimenti dopo la pubblicazione di questi dati delle 14:30 a favore di dollaro positivi, quindi ordini di beni durevoli che hanno dato un'ulteriore spinta, spinta, tu che sei al rialzo di dollaro. Ultimo da adesso, Schäuble diventa presidente del Bundestag e lascia il Ministero delle Finanze. Stefan dalla Germania, attenzione, 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 se lo dice Stefan da Francoforte, Schäuble diventa presidente del Bundestag e lascia il Ministero delle Finanze. Grande Stefan che ci hai dato questa notizia. Vado subito, corro subito a Twitter. Corro subito a Twitter, manca Nazca, agenzia Nazca, 2727, dove sei? Dove sei? Questa è una bella. E si ipotizzava che potessero dargli quell'accontentino a Schäuble per lasciare quello che è stato il suo posto storico, ministro delle finanze. Grande Stefan, perché qui io su Twitter non lo vedo. E se abbiamo dato anche grazie a Stefan questa notizia in anteprima, eccolo qua adesso. Reuters diventerà presidente del Bundestag. Sì, 2 minuti fa l'hanno messo anche qui. Sta uscendo quindi. Grazie, Stefan. Ma chi vi dà una diretta con collegamenti da Francoforte direttamente? Grazie. Io ho detto, io non sono io qui il numero uno, l'esperto, e voi che seguite me. No, siamo qui tutti insieme, alla pari. Siamo tutti qui. Diciamo pure che siamo tutti ignoranti. Che bello, è bello quando uno invece di sentire, io mi sento ignorante. Siamo tutti ignoranti in materia, che però diamo le notizie in anteprima. Questi in Italia ancora la devono dare, noi già l'abbiamo data. Vedete che se vedete adesso su Twitter i canali finanziari italiani, le testate più importanti ancora non hanno pubblicato nulla. E quindi spesso grandi, tutti insieme.
Quindi Schäuble, bye bye, abbiamo perso Schäuble. Questo significa che potrebbero trovare una soluzione per quanto riguarda anche la coalizione giamaicana oppure no, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Agenzia Nazca non c'è, non c'è, ci manca l'agenzia Nazca 2727, notizione, nemmeno ti ha scritto, non lo sa ancora neanche Schäuble. E quindi insomma, questa è la situazione. Prendete il gold, qualcuno che vada a raccogliere il gold che sta per uscire sotto il grafico, vedete lì in fondo, lì 1285,55, sta per venire giù, sta per andare giù adesso, sta per aprirsi e quindi. Sta per aprire, grazie a te Stefan. Stefan, siamo una squadra fortissima qui, cioè seguite queste dirette che vedete, avete tutte, attingete notizie, grafici, tutto quello che c'è da sapere per il trading. L'euro però 1,1733, tutto sommato non ha reagito, direi, ha reagito più alla notizia dei dati americani, quindi apprezzamento della moneta USA, siamo 1,1733, sempre quel minimo di giornata, 1,1730, euro quindi abbastanza tranquillo, 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 non ha detto niente. È arrivato Carlo De Santis, ciao Carlo, buon pomeriggio, Schäuble non è più ministro, non sarà più ministro delle finanze, il prossimo governo, Merkel che ha detto farò io, toglietevi che io, Frau Merkel, il governo lo faccio io, non esiste andare a lezioni, così vi faccio vedere io che governo vi faccio, e Schäuble. Bye bye, auf Wiedersehen a Schäuble. Fermate il gol, scrive. Sì, Enzo, qualcuno andasse a prendere lì che sta veramente. Per adesso non so, devo mettere un secchio sotto perché cola picca, sta colando oro, cola oro. E quindi fermate il gold, quindi abbiamo capito che Enzo è al rialzo di gold, mi dispiace Enzo, mi sa che Renato shorta gold adesso, no, non lo so, io non vi dirò mai, non vi dirò mai, ma solo perché voglio, se io dico che sono short di gold, long di gold e poi faccio l'analisi, è come uno che parla di calcio, sapendo che tifa perché la squadra perde, io faccio le mie operazioni, mi tengo con me e quindi insomma, Stefano 1007 di Renato e se io vado a sviscerarli, a smistarli in giro per il mondo, Vittorio, è arrivato anche Vittorio, ci stiamo chiedendo, ma Vittorio, come mai ancora non si è collegato? Ciao Vittorio, tutto bene? In famiglia, a casa, amici, tutto il resto va bene? Alle 17 Kim finisce il riposino, gold in rialzo, tia, fate, è vero, fate però attenzione veramente perché la situazione lì, cioè l'ultimo messaggio che è arrivato dalla Nord Corea è siamo in guerra, ci sentiamo autorizzati a fare tutto, in guerra, in amore, vale tutto e quindi. Io adesso lo sto dicendo ridendo, ma è pesante. Ricordiamoci che l'ultimo, e loro non si dimenticano i nordcoreani di questo, l'hanno detto. Quindi c'è questo punto interrogativo a forma di missile, che comunque lì è sempre vivo, non dimenticatelo assolutamente. Simone, fate partire un alert per smorzare la tensione. E qua già, perché aumenta direi la tensione. Massimo, è arrivato anche Massimo. Buon pomeriggio, Bloody Carnage, ho fatto tardi. Lara, buon pomeriggio. E Lara, anche te, ma infatti ho visto alla poi, io stavo per chiudere la porta, ho visto, mi sembrava di averti visto in lontananza, però ho chiuso, comunque vedi, ti ho aperto. Siamo qui, Vittorio, Bari, ce la farà questo Bari a salire in Serie A? Io sono stato tifoso del Bari per tanti, tanti anni. Adesso Aston Villa, solo calcio, ieri Aston Villa 4 0 fuori casa, cioè da quanto tempo vedo vincere Aston Villa 4-0? Dai Renato, dacci le dritte. Io vi do il supporto operativo grafici, poi tu devi cliccare buy e sell, assolutamente. Io già do dei parecchi, penso di darli almeno parecchi riferimenti. Fermate il gold che per il momento si è fermato a 2.284,56. Siamo un dollaro sopra tale minimo. Contro queste tensioni di guerra è molto utile lo stop loss garantito. L'alert casomai la fa salire. Per smorzare la tensione ci vuole un altro bionda umora. Tia, fai il bravo, fai il bravo. Questa è la reazione, sono uscite, attenzione, dollaro yen sta spingendo, spinge al rialzo, nuovi massimi, 113,08 con l'euro dollaro, no, l'euro dollaro ancora no, 1,1730, siamo lì, siamo, anche una rossa va benissimo. Max Edron, possiamo stare tranquilli, ieri il senatore Razzi ha detto che fa da mediatore tra coreani, siamo proprio adesso alla frutta. Miriam, è arrivata Miriam su Facebook, mi dispiace Renato, le dritte le dà solo a me in privato, non scrivere così Alessio, non scrivere adesso, mi inondano di messaggi privati, non è vero. Non è vero, non è vero, se adesso tutti i messaggi di Renato, mi dai pure a me, non è vero, non è vero Alessio. Renato, moneta rifugio in questo momento, ma il CHF con le cozze, che se chi ha scritto CHF con le cozze? Sam, Rocketman che si chiudesse in hotel a giocare con i loro mimi, ma quante vignette che ho visto su Rocketman e Trump, mamma mia, ho scoperto un gruppo, mi sembra su Facebook, c'è un artista che si diverte. Ma io parlavo di birre, scrive Tia.
Più che riferimento sei il mio maestro, Pina, grazie, grazie Pina, ma qui dove siamo anche tu Pina, sei bravissima, io lo aspetto sotto casa, Carlo, chi aspetti sotto casa, Carlo? E quindi attenzione, attenzione, quindi questa è la situazione, gold, 1727, noi parliamo, l'euro-dollaro aggiornato il minimo di 3-4 pips, era 1,1730, siamo 1,1726. Però adesso direi che è arrivato il momento di guardare il grafico su base giornaliera, daily, quindi adesso D, c'è la D sullo sfondo perché si intende daily. E qui vediamo in questo grafico che il euro-dollaro a sinistra, grafico con le candele classiche giapponesi, qui candele Aikinashi, sono molto simili, tendono a pulire i trend, perché dietro c'è una formula molto simile a pivot point, punto e basta. Mettiamo il grafico, però supporto e resistenza li vado a disegnare sulla chiusura più alta, la resistenza del gruppo di resistenza, sull'area di supporto invece più in basso, alla chiusura più in basso. Adesso vediamo il grafico Aikinashi, tutto Aikinashi, questo 2017, l'euro saliva dopo il super dollaro Trump, con la vittoria di Trump, vedete qui, 2017 al rialzo per la nostra moneta contro l'euro, ma è stato soprattutto l'accelerazione che si è avuta dal fine aprile con la vittoria di Macron da qui, da queste parti, e da lì le candele rosse Aikinashi non hanno brillato, non hanno avuto molto successo. E invece poi è arrivata lei, Frau Merkel, con questa coalizione giamaicana, che se la farà o meno non sappiamo, Schäuble, è andato via Schäuble, è andato via Schäuble. Abbiamo perso Schäuble, dopo Scaramucci stiamo perdendo i pezzi, tutti i pezzi, non mi togliete, no, sto scherzando, anzi, no, vabbè, lasciamo stare, euro dollaro in zona supporto, attenzione, scrive Marco, attenzione, euro dollaro, e una correzione così sull'euro dollaro non si vedeva da tanto tempo, forse è la più importante, non ho quantificato, ma ad occhio e croce direi che è la più importante, già vedendo questo grafico, da quando ha vinto Macron presidente della Francia, e quindi qualcosa sta, l'euro lo sta sentendo, 1,1726, ha fatto ancora un nuovo minimo, 1,1724, sono adesso sotto qui di me i livelli, quindi il range giornaliero, ciao Alberto, ora parte anche euro dollaro, Danilo, ne rimarrà solo uno, scrive Tia, questa è la situazione, euro dollaro, 1,1725, tra Merkel e il dollaro forte stanno spingendo la nostra moneta giù. Il supporto può essere questo, forse chi è che scriveva? Marco, può essere questo livello, faccio uno zoom, vedete qui questo livello, però il rosso Aikinashi, grafico daily è rosso Aikinashi. Attenzione che McMaster intanto, America, del team di Trump, vuole ispezioni in Nord Corea, uscita adesso su Bloomberg. E il VIO, cos'è che ha scritto? Tia, cosa scrivi? Che cosa scrivi? Attenzione alla tastiera. Quindi c'è qui, ma è rosso, red, rouge, rosso in tedesco, adesso non me lo ricordo, qualcosa come red dovrebbe essere, perché è molto simile, in molte parole si assomiglia tra inglese e tedesco. Ma non ci sono appigli, io non vedo supporti decenti per il momento. Bisogna andare a pescare qualche ex resistenza, ma di supporti, perché ha fatto tutto questo movimento a rialzo. Da qui in poi andrebbe tracciata, lo so, le trend line, io non uso mai le linee, le diagonali, andrebbe tracciata una trend line per vedere anche, insomma, che potrebbe essere, siamo in corso però queste qui. Eleonora, Renato, manteniamo lo short euro-dollaro, questo non te lo dirò mai, cara Eleonora, con tutto il bene che ti voglio, ti posso solo dire, perché dovete essere voi a decidere cosa fare, posso dirti che è rosso Aikinashi. Quindi Eleonora, guardami, è rosso Aikinashi e siamo alla più importante correzione dalla vittoria di Macron su euro-dollaro. Quindi questo lo posso dire. Dai che sfonda, dai che sfonda. Chi mi ha messo la sveglia? Scrive Tia. Sam, dai che sponda, Alberto, Antonino Alberto 1,17, andremo a vedere, andiamo a vedere, ROT, vedi Marco, bravo, su Google, sei andato su Google, dillo Marco, a vedere, ci vuoi dire anche Stefan, che cos'è, bellissimo supporto, dice anche Antonino, qualcuno acchiappi Audi pure, andiamo a vedere, poi andiamo a vedere Audi, quindi questa è la situazione euro-dollaro, andiamo a vedere su base daily, attenzione, dollaro-yen, quello che è il dollaro-yen, non l'ha preso, eccolo qua. Ora ha cliccato, aveva creato, si era formata questa candela rossa Aikinashi su un livello che però non è che era proprio fantastico, 112,40. Ma adesso, se rimettiamo perché la violazione la devo andare a vedere sul grafico a candele giapponesi, quindi ritorno al discorso candele giapponesi, siamo sopra, sta per violarlo, sta buttando. Adesso però aspettare la conferma, se lavori su tu operi su un grafico daily, aspettare la conferma, non farsi prendere da queste oscillazioni.
oscillazioni forti per quanto riguarda intraday. Eleonora, la mia omonima di Facebook, io lo tengo lo short euro-dollaro. Vedete queste donne, vedete queste donne, fantastico, mi fa impazzire l'interazione tra una chat e l'altra. Chi? Ma neanche Sky, Mediaset, Rai vi fanno vedere. Avete notato i commenti su Facebook, YouTube? No, solo Twitter. Chi? Ma Renato, ti capita di prendere stop? A voglia, sai quanti stop che ho preso nella vita mia? Ma quelli sono stata la mia salvezza. Gli stop sono stati da sempre la mia salvezza, assolutamente. Eccomi, è arrivato Leonardo. Leonardo, abbiamo visto sul tuo Pips Phishing nel sistema, è successo il tuo expert diverso, qualcosa è successo, non lo so. Comunque, sei ancora in tempo per vincere la postazione. Sam, comunque, le dirette con voi sono uno spettacolo. Cardio Palma è tanto divertimento, ma è tutti insieme, perché veramente tutti insieme. Veramente, io di questo vi ringrazio tantissimo. Quindi, questo è il grafico dollaro yen. Sta lì, però, se stai operando, se sei entrato short su questa candela rossa, o hai messo uno stop comunque di protezione, che è importante anche metterlo. Se invece vuoi entrare al rialzo, perché eccolo adesso: breaking news, Bloomberg a questo mezz'ora. Bloomberg, ma a quest'ora mi dici che è pronto a lasciare il posto di ministro delle finanze per condurre il Bundestag. Bloomberg, noi abbiamo Stefan, dalla Germania. Voi non c'avete nessuno dalla Germania, stava mangiando, stava dormendo il vostro corrispondente. Noi l'abbiamo già data mezz'ora fa. Siete in ritardo, Bloomberg. Quindi, questa è la situazione per quanto riguarda dollaro yen, che a questo punto comincia già a 113 e si vede terra resistenza verso 114 e 28, però adesso è verde, quindi non è detto. Io questa qui la potrei anche cancellare, quella linea lì. Però Marco intanto dice target non ve lo dico, se lo tiene per sé. Dollaro yen è una bella resistenza dinamica, non me ne va bene un annaggia, mi dispiace. Bloomberg si connette prima e qui e poi giustamente potrebbe essere Tia che dice Bloomberg ha visto da noi la notizia. No, non lo stanno facendo vedere. Ah, ma via, Scioible, troppo abituato a vedere Scioible. Quindi questo è il dollaro yen che sta spingendo sopra la resistenza 112 e 40, 112 e 40, dollaro contro franco svizzero. Ieri questa candela doji rossa ai Kinashi, questa qui, e oggi decisamente verde, sta testando questa resistenza 97,09755, che è il livello all'interno del quale si trova intrappolato, come potete vedere, da un bel po' di tempo. Qui. Quindi vediamo, toglierà il tappo, riuscirà a togliere il tappo. Intanto Leonardo è in continuo sviluppo, sto rischiando ad utilizzarlo in reale, in produzione. Non rischiare, Leonardo, assolutamente. Kim è appassionato di Topolino e Pavarotti. Leonardo, attenzione, se sei in parità, se adesso è arrivato in parità, non rischiate in reale, non testate in reale, testate con piccoli quantitativi in modo tale, insomma, che se non va bene il danno è comunque limitato. Vediamo il dollaro index, il dollaro, l'indice confrontato con sei valute, quelle più importanti. Tia, Scioible si è alzato dalla carrozzina. No, fai il bravo. Dollaro index, Tia, guarda dove è arrivato. Dove siamo qui su questo livello. Dollaro index, grafico daily, trend al rialzo. Giusto, se ancora non hai visto, non è chiaro il colore verde ai Kinashi. Renato, come vedi il dollaro se Parrucchino taglia le tasse? Quello potrebbe dare una bella spinta al rialzo, potrebbe dare una bella spinta al rialzo. A proposito, mi hai fatto dimenticare che io avevo conservato delle news che volevo condividere con voi e torniamo quindi dove sono le news. A proposito di riforma delle tasse, eccola qui. Ross, segretario al commercio del team, della squadra, di uno di quei pochi che ancora non è stato licenziato, You Are Fired, ha detto che poco fa a CNBC la riforma delle tasse potrebbe, will boost, darebbe una spinta, un impatto positivo sull'economia americana 1%, potrebbe incrementare il PIL sull'1%. Se lo fa oggi dovrebbe annunciare qualcosa, poco fa, proprio poco prima della diretta è arrivata questa notizia, Trump, il piano di riforma fiscale di Trump, taglio delle tasse, abbasserà drammaticamente in maniera importante le tasse per business. Soprattutto aziende, sappiamo, e some individuals, anche per quanto riguarda le persone fisiche. Vedremo, aveva detto in campagna elettorale al 15% quella,
per le persone giuridiche, le aziende, adesso si parla di 20, ma ci sono dei repubblicani che dicono qualcosa anche di più. Vediamo, oggi, l'altra volta quando ha parlato, vi faccio vedere il mio piano di riforma fiscale, si è presentato con un foglietto, una paginetta. Vediamo, oggi se almeno sono 2 o 3 pagine, vedremo, vedremo. Quindi è importante, sì, se annuncia qualcosa, aveva detto però è bene ricordare, prima la riforma sanitaria, libererò delle risorse, risparmierò dei soldi della riforma sanitaria che intendo investirle per fare un piano di riforma fiscale, quindi il taglio delle tasse è ancora più importante e investimenti per miliardi, svariati miliardi di miliardi e tutto il resto, la riforma sanitaria, caput, non c'è più. Quindi ora come può pensare in grande? Non lo so, cosa si inventerà? E se annuncia qualcosa e farà effettivamente qualcosa, sì, super dollaro Trump, ricordiamoci, super dollaro Trump quando è stato eletto con tutte le promesse fatte in campagna elettorale aveva spinto al rialzo il dollaro, quindi dovrebbe, se conferma quello che intende fare, dovrebbe essere a favore il dollaro 113, 8, 1, 17, 24, 1284 gold, mi basterebbe solo il 20% di tasse, assolutamente non intendo che in base ai giusti, non so, adesso sto perdendo, adesso per seguire i ragionamenti sto perdendo un po' di vostri commenti e chiedo a scusa. C'era poi un'altra notizia, quindi, ah, poi lo stesso Ross ha detto che detto, alla Casa Bianca in questo momento non c'è il caos, è solo il testosterone che è altissimo, ci sono troppe gente con testosterone alto, quindi non c'è caos. Beh, questa di Ross devo dire che mi è piaciuta assai questa affermazione, quindi è colpa del testosterone, non del caos, quindi è tutto sotto controllo lì alla Casa Bianca. Visto che ho ancora questa pagina, ho la notizia poco fa di Boris Johnson, lui, sapete, ex sindaco di Londra, pro Brexit, che aveva fatto le scarpe alla Theresa May facendo un discorso prima di quello May, che dopo ha detto mi licenzio, me ne vado, mi do le dimissioni, poi hanno trovato un accordo, ancora si fa sotto e ha preparato un gruppo di pressione per praticamente spingere verso un hard Brexit, ovvero un distacco. Ha detto: non dobbiamo dare niente a questi europei, ce ne dobbiamo andare e basta dall'Europa, non dobbiamo lasciare nulla. E quindi sappiate anche questo per quanto riguarda, eccolo qui, Johnson. E poi vi faccio vedere anche qui, ho l'articolo per quanto riguarda la Banca Centrale Neozelandese, che oggi c'è il meeting dal sito, dalla società BK Asset Management, che vi invito anche a registrare la newsletter in inglese, però vi dico già in inglese. E quindi Putin sta inviando una carovana di bolscevichi alla White House. Arrivederci, raga. No, Max e Drone ci sta lasciando. Non andare, non andare, non andare. Se puoi, se devi va benissimo. Torniamo a vedere i grafici, torniamo a vedere i grafici, 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 grafici. Vedete il dollaro index, lo devo vedere anche io, no? Anche 93,60, siamo sui massimi, quindi siamo sui massimi di giornate, anche di periodo, da quando c'è stata questa candela verde, incerta, non incerta, Yellen sì, tassi no, non si sapeva, quindi Boris Johnson assomiglia a Trump dopo che assume droghe. Questa è la situazione per quanto riguarda quindi il dollaro index, sta avanzando, sale, 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 quindi il dollaro index. Poi andiamo a vedere le commodity currency, l'australiano contro dollaro, chi aveva detto fermate l'australiano, adesso l'australiano è anche qui, siamo vedete su questo bel supporto, su questo livello dove con questa candela verde aveva riproiettato il OSI, come viene chiamato, l'australiano contro dollaro sulla resistenza 0,8051, non ce l'ha fatta a superarla e poi è stato spedito nuovamente al ribasso. E poi Neozelanda, oggi c'è il meeting, questa sera c'è il meeting della Banca Centrale Neozelandese, sta tornando sul supporto 0,7150 però con rosso ai chinasci, anche qui simile situazione politica, incertezza come in Germania. Si è votato, non è uscita una coalizione tale, una maggioranza tale che possa governare, c'è molta incertezza. Questo probabilmente andrà ad incidere sulla decisione della Banca Centrale Neozelandese di lasciare fermi i tassi. A questo punto faccio vedere, torniamo a quello che era l'articolo di Katie Lynn, mi sembra, io non mi ricordo mai bene il nome di questa ragazza, eccola qua, Katie Lynn, Managing Director. Che come sempre alla vigilia degli appuntamenti con le banche centrali fa il suo specchietto Excel. Questo è un Excel alla fine, è uno specchietto Excel dove mette la situazione, l'ultimo dato, il 10 agosto è stato l'ultimo meeting della Banca Centrale Neozelandese, l'ultimo dato, quindi che ne so, cominciamo dal PIL, il 10 agosto quando è stato fatto l'ultimo meeting era lo 0,60, l'ultima rilevazione 0,80, quindi è bullish, ovvero positivo.
toro e orso bear, orso negativo, a ribasso, bull, toro, io sono del toro, a rialzo, quindi sempre a rialzo io. E quindi questa situazione del GDP. E fa vedere un po', dice che sono stati, vedete, rosse e verde, c'è dati, non tutti positivi o negativi, quindi vedete. Si distingue un po' di rosso, un po' di verde. Faceva notare anche la bilancia commerciale, trade balance. Purtroppo io se passo col mouse sopra non lo vedete. Sopra inflation giallo, che ha visto un deficit spaventoso perché hanno dovuto fare molte importazioni, meno export. Quindi meno 120, meno 1235. I prezzi sono saliti alla produzione 1,40 rispetto a erano a 0,8 all'ultimo meeting. Insomma, qui dice, dai dati non emerge qualcosa di molto chiaro, però sappiamo anche che la banca centrale neozelandese si è lamentata della quotazione della propria moneta nei confronti di quella americana e ha detto: siamo anche pronti, proprio l'hanno detto verbalmente Wheeler, governatore della Bank of Reserve Bank New Zealand, che sono pronti a intervenire per far abbassare il neozelandese. Quindi se torniamo adesso al grafico con il Nuova Zelanda, siamo qui, siamo tornati su zero, il supporto 0,7150 e vedremo se da lì si riparte o meno. Vedo che molti state parlando, chiamando euro yen, andiamola a vedere euro yen, anche perché giustamente ieri ne ho parlato in maniera diffusa. Euro yen resta ancora l'impostazione al ribasso, quindi tu che sei entrato short, se sei entrato short ancora è al ribasso, sebbene euro yen vive dei rapporti di forza tra il euro dollaro e dollaro yen, perché voi in qualsiasi momento, e questo è matematico, potete moltiplicare la quotazione dell'euro dollaro per quella del dollaro yen, avete la quotazione dell'euro yen. Quindi che cosa succede? Se in un dato momento X del mercato euro dollaro è fermo e durante la sessione asiatica esce un dato giapponese che fa schizzare, euro dollaro è fermo, sta dormendo durante la sessione asiatica. Esce un dato a favore di dollaro yen che fa schizzare al rialzo dollaro yen, l'euro yen che sta in mezzo dice se l'euro dollaro sta fermo e dollaro yen scappa, io seguo dollaro yen. Se c'è un movimento di quiz, vamos col quiz, preparate le tastiere, vai sulle tastiere, vai con Google, che lo so che molti di voi sulle tastiere. Ora, quiz, preparatevi, 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi. Se euro-dollaro scende in un momento X del mercato, scende di 50 pips, l'euro-dollaro scende, la faccio facile, se l'euro-dollaro scende di 50 pips, dollaro-yen scende, euro-dollaro giù 50 pips, dollaro-yen sale di 50 pips. L'euro yen cosa fa? Cosa fa? Vamos, vamos con i 30 secondi, 30 secondi. Euro yen che cosa fa? 26, 25, dai. 100 ha scritto Tia già ha risposto. Tia ha già risposto per YouTube, la risposta quindi per la squadra di YouTube e Tia ha tutta la sua responsabilità per questa sua risposta. Ha scritto 100. E Alessandro, io vedo Alessandro ha scritto 100 anche, vedo anche Alessandro che ha scritto 100, io adesso non so, spero che sia giusta, è bello che c'è un 100 e 0 su YouTube e 100 e 0 su Facebook, vale la prima risposta, mi dispiace, vale la prima risposta, 100 tutti e due e niente, avete sbagliato, rigore tutti e due, è 0, se l'euro-dollaro scende di 50 pips e il dollaro-yen sale di 50 pips, l'euro-yen rimane fermo a 0, non si muove, non si muove, non si muove, Flavio non si muove, non si muove, non si muove, sta fermo, ora facciamo, visto che vediamo se adesso avete recepito o meno. Se euro-dollaro, mi devo ricordare la domanda, se no poi un attimo che mi stanno chiamando il VAR per dirmi, mi confermano che niente, nessuno dei due ha vinto. VAR, verifica arenato, ho tutta la moviola dietro il VAR mio, edizione De Carolis. E allora facciamo quest'altro test. Se l'euro-dollaro giù di 100 pips, dollaro yen sale di 50 pips, l'euro yen che cosa fa? Quindi euro dollaro giù di 100, dollaro yen sale di 50, euro yen cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Sale. Se, Nestor è stato veloce, scende 75 pips e la risposta
è la risposta per Nestore. Ha risposto scende meno 75, 50. 50, 50 più 50, basta, basta, basta con il... Io avevo detto, se euro-dollaro scende di 100 pips e il dollaro-yen sale di 50, la risposta è stata 5, più 50 di Carlo, e qui è arrivato 75 quella di Nestore, prendetela con Nestore la squadra, meno 50, eccola lì, Diego, Diego ha risposto adesso, ma ancora niente, niente, zero, non si sblocca il risultato. Se scende di meno 100 euro-dollaro, dollaro-yen sale 50, l'euro-yen, i rapporti di forza, l'euro-dollaro è sceso di 100 pips, che però è stato frenato dai 50 pips al rialzo, l'euro-yen scende di 50, meno 50. Quindi è stato più forte il movimento al ribasso di 100 pips dell'euro-dollaro rispetto a più 50 dollaro-yen, che però è stato attutito. L'euro-yen non scende di 100 pips perché c'è stato un dollaro-yen che è salito di 50 pips. Quindi, insomma, spero che sia chiaro il concetto. Poi magari 0-0, punteggio rimasto 0-0. Vedete, oggi però non c'è il ritardo. Subito su Nestore è stato dare il premio solo perché ha risposto quasi in tempo reale quando ho finito di fare la domanda. 0-0, ancora tutto, quindi si può fare ancora. Passiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Ho sbagliato il segno digitando. Carlo, Carlo però è scritto più 50, è scritto 50 e più 50, Carlo. Se era solo 50 avrei pure potuto... C'è la VAR, c'è il VAR. Pronto? E niente, se Carlo mi conferma, dove, anche un 50 potevamo pure rivedere, ma dovevi scrivere meno 50. Se, comunque, dai, 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 solo così, se rimane così, ve lo faccio vedere. Torniamo a vedere, dov'è, 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 dov'è? Eccolo qui. Allora, no, anzi, facciamo un'inquadratura dove non ci sono io dentro. Prendo la calcolatrice, se la prendo si vede, no, mi sa di no. No, non ve, non esce, no, non riesco a farlo. Volevo farvelo vedere con la calcolatrice e quindi insomma, vabbè, non si può fare. Se voi, Davide, io avevo risposto, e lo so, vale, hai risposto prima fine della domanda, Diego. Forse Nestor ha mandato un numero a caso e quindi non lo so, non lo so. Infatti, correggendo, ho sbagliato. Davide, ho risposto qui. Purtroppo le prime come vengono le risposte dopo che io ho fatto la domanda, viene presa la prima e quindi prendete la colpa a chi risponde per primo. Quindi una bella responsabilità a chi risponde per primo. Non ve lo fa, purtroppo non mi appare la calcolatrice, quindi niente. Comunque fatelo voi a casa. Moltiplicate euro-dollaro per dollaro-yen e vi vede matematico. Esce euro, ma tutti i cross dove c'è dollaro, a volte si moltiplica, a volte si divide, avete la quotazione. Quindi, ovviamente, se state pensando di entrare su una posizione euro-yen, prima di entrare su euro-yen, dovete vedere la situazione grafica dell'euro-dollaro e quella del dollaro-yen pure. Necessariamente, non scappa, non si scappa. Quindi in questo momento ieri ho fatto notare che c'era un'impostazione al ribasso con questa candela rossa sul dollaro-yen e c'era al ribasso anche su euro-dollaro e per questo motivo euro-yen era al ribasso, era una bella situazione al ribasso, però in questo momento il dollaro-yen sale più del movimento euro-dollaro al ribasso e quindi la differenza è questo 0,26 che vedete al rialzo. Basta Nestor, attenzione, mi dispiace, saranno tutti qui massacrate, mi dispiace, vai con la frusta Nestor, e quindi cambio residenza, scrive Carlo invece su Facebook, perché prendetela con Facebook, con Carlo su Facebook, ma qui non c'è nulla in palio, tranquilli, tranquilli, si ride, si ride, si ride, si ride, Salvatore, studierò, vediamo, ci sarà ancora qualche altra. Se c'è ancora qualche altro quiz, siamo 0 a 0. Risultato quindi che è rimasto, ve lo faccio vedere, 0 a 0. Squadra di YouTube contro quella di Facebook. Euro-yen, vediamo un po' di criptovalute. Vediamo le criptovalute che si stanno movimentando. 5%, c'è un 5% al rialzo il Bitcoin. Siamo sempre sopra questo supporto 3.250. L'Ethereum 2,5%, anche qui un'impostazione abbastanza simile. Questo quindi il discorso per quanto riguarda le criptovalute. 50, 75, 100, ho risposto per le prossime scritte. E allora non farò più quella domanda, no, sto scherzando, non lo so, non lo so, vediamo se c'è tempo per qualche altra domanda. Andiamo a vedere le commodity currency, andiamo a vedere quelle che sono le commodity currency, che sono tutte quotate in dollari. Intanto hanno inquadrato Mnuchin, era solo, non pensavo fosse in diretta, mi sembrava strano. Christian, beh, è arrivato Christian, a quest'ora vieni, Christian, non ti puoi presentare a quest'ora. Buongiorno, buongiorno Christian, siamo 0-0 il quiz. Altra situazione, quindi andiamole a vedere, andiamole a vedere.
Le materie prime, Gold che ieri aveva fatto vedere i muscoli nelle ultime 2 giornate, 2 candele verdi per i venti di guerra che ci sono ancora. Cioè, ricordiamoci sempre che il Nord Corea, la Nord Corea ci hanno detto che siamo in guerra e che ci siamo autorizzati a fare tutto quello che riteniamo utile ai fini della causa. Quindi ricordiamoci sempre. Purtroppo questa situazione qui è la situazione Gold adesso, però dopo le parole della Yellen di ieri, che ha detto no, no, si alzano i tassi, si andremo ad alzare i tassi nonostante abbiamo sbagliato le stime, inflazione, occupazione. Se andiamo a vedere sul grafico con le candele giapponesi, perché io lì vado a decretare la violazione di questo livello, siamo sotto, quindi se dovesse chiudere così, violato il supporto 1290-1291, a quel punto poi ci sarebbe 1268, un ex resistenza e poi i 1000. 207, poi 1128, da dove hanno reagito il super dollaro Trump. Vabbè, passiamo, vediamo al presente, che adesso è questa la situazione. Paolo L, ma in risk off Audi NZD che fanno? Fatto di posizione, intanto ha scritto. Ieri hanno rifatto la domanda a Mario sulle cripto. Pare che Marionino abbia sputato un occhio al giornalista della cattedra. Molto attenti che Gold Yen, l'australiano e neozelandese solitamente hanno una correlazione positiva, solitamente, così come USD CAD invece una volta, con le correlazioni una volta, era il Bund del Forex, USD CAD, però davvero ormai con tutta la liquidità che hanno immesso queste banche centrali, che adesso comincia a ritirare da ottobre, la Fed Reserve comincia a chiudere 10 miliardi sui 4.500 che devono smaltire, e quindi non ricordo più, non so che stavo dicendo, penso comunque concluso. Eleonora, Renato, mi puoi dire il primo supporto è Silver? Stai scherzando, Eleonora, posso io non dirti qual è il prossimo supporto è Silver? Gold, ricordiamoci, c'era stato del verde, è continuato, però sembra adesso, aspettiamo, ha toccato un minimo 1282,37, siamo a 1284. Silver invece, il verde non l'ha fatto vedere, ha detto io non ve lo faccio vedere verde, è rimasto rosso. È rimasto rosso, quindi se tu che hai diversificato, Eleonora, magari un po' di silver, un po' di gold, la perdita su gold la stai compensando su silver che adesso è su questo livello. Quindi come livello, Eleonora, però guarda negli occhi, Eleonora, candela rossa ai chinasci, trend è al ribasso, gold sta per violare il supporto, quindi andrebbe ad avvalorare la tesi al ribasso perché argento tendenzialmente copia un copione rispetto a quello che fa gold, il trend è al ribasso, è rosso. Siamo su una zona ex resistenza, il supportone, supporto, mega supporto è qui, 15,53. Ma se dovesse arrivare lì ancora col semaforo rosso, che chi scende semaforo rosso è al contrario, vuol dire che puoi ancora scendere, semaforo verde per salire, quindi attenzione. Allarme gold, scrive Marco, non mi fate prendere questo accidente. Dillo Renato, hai preso lo stop su gold, eh? Non dico niente, io non dico niente. Secondo me andrebbero eliminate. Non è possibile che anche i sequestratori chiedano di essere pagati in Bitcoin. Adesso mi sono perso qualcosa che state scrivendo, ma molto attenti che gold è. Ok. Su Facebook, su YouTube non vedo altri commenti, quindi veloce carrellata per quanto riguarda le materie prime e quelle più importanti, petrolio che continua a salire, siamo sopra i 52 dollari, questo quotato a New York NYMEX WTI, 52 contro un 57-58 lo spread rispetto a quello il Brent sta volando, si sta allargando. Poi copper ancora rosso, resiste questa impostazione al ribasso, iron ore, minerali di ferro che interessa molto a chi opera su Audi NZD, al ribasso e anche gas naturale, natural gas, NG se in inglese, resta questa impostazione al ribasso, quindi tutto sommato solo petrolio, tra questi strumenti che adesso vi ho fatto vedere, solo il petrolio è quello che è rimasto ancora al rialzo, ma sta avendo tutto un andamento tutto suo, staccato dal resto del mondo delle materie prime. Diego ha scritto: le donne comandano il mondo. Non lo so cosa, Diego, non dare fiducia alle parole. Questi si vedono le dirette di Renato e poi rilasciano dichiarazioni. Attenzione a quello che dite, assolutamente, perché oramai avete visto qua, qui si va.
Sì, va, vedo più scuro oggi il televisore. Che cosa è rimasto? L'australiano l'abbiamo visto, euro-yen abbiamo visto, sterlina-dollaro, non abbiamo visto la sterlina-dollaro, andiamola a vedere la sterlina-dollaro, siamo 1,33,93, ha toccato un nuovo minimo da quando è partita questa candela rossa lo scorso 25 settembre, siamo toccati 1,33,62, siamo una trentina di pips in questo momento, quindi anche 1,34 sembra che abbia ceduto, sia lì. Se le donne comandassero il mondo non ci sarebbero più le guerre, ma solo paesi che non si parlano. No, che paesi che si parlano, le donne parlano tanto, con tutto il rispetto, le donne parlano assolutamente. Mamma mia, qua state dibattendo, discutendo, fate finta che io non ci sono, state tranquilli, assolutamente. DAX, Maurizio, Carlo ha risposto già per me, grazie. Sì, la mattina diretta Intermarket legata agli indici, DAX comunque sta spingendo su una resistenza che oltre poi potrebbe andare a toccare i massimi storici. Questa situazione quindi della sterlina contro dollaro, sterlina yen, visto che l'abbiamo parlata, citata ieri, oggi si vede del verde. Tu che hai quindi comprato o è shortato più che altro al ribasso con la candela rossa, attenzione perché si torna a vedere del verde. L'impostazione resta al rialzo, aspetterei la violazione di 152,63, però in attesa di una violazione di 152,63 con la sterlina yen, chiamata anche la bestia, può fare davvero parecchia strada. Mettere sempre stop di protezione. Diego, dicono che dietro le decisioni di Kim ci sia la sorella. Sì, ho letto anch'io l'articolo sul Corriere della Sera, mi sembra che hanno fatto, ne hanno parlato. E a questo punto mi sa che abbiamo concluso. Abbiamo concluso. Non ci sono altri mercati, almeno quelli più importanti. Se non avete richieste dell'ultimo minuto, se non avete richieste dell'ultimo minuto, direi che possiamo ritenere conclusa questa diretta. Anche perché 15:30 mi sa che c'è Ivan nella pagina del servizio segnali, indicatore dei Carlo Sacchinasci. Stiamo cercando traders che poi saranno selezionati e diventeranno responsabili del servizio segnali, indicatore dei Carlo Sacchinasci, retribuiti da me con 500 euro al mese per 3 mesi, con la possibilità di essere confermato. Insomma, anche praticamente una opportunità di lavoro. Ma quanto sono belle le mie conterranee su Facebook? Secondo me la sorella. Va bene, quindi. Insomma, si va. Carlo scrive, ci vediamo domani mattina. Sì, con me l'appuntamento è domani mattina grazie Marco, alle 10:30 con la diretta Intermarket. Stavo pensando a una domanda dell'ultimo minuto. Quale potrebbe essere una domanda dell'ultimo minuto? Tra gli appuntamenti, vediamo qualcosa. Abbiamo già parlato di tutto, di Boris Johnson, di Ross, del piano fiscale, del calendario. Il calendario, niente, no, non mi viene niente in questo momento, non mi viene niente. Va bene, direi basta, basta così. Finito a 0-0, 0-0, faccio vedere il punteggio. È finito a 0-0 con due domande senza risposta. 0-0, quindi vedete il punteggio: squadra di YouTube contro quella di Facebook. Va bene, grazie di cuore. Grazie di cuore per aver partecipato e reso speciale questa diretta. Appuntamento più tardi con Ivan 15:30, Gianluca 16:19, con me 10:30 diretta Intermarket, domani 14:15 un'altra diretta Forex. Grazie. Chi sta scrivendo? Diego, Eleonora che stanno salutando, ma tutti, veramente tutti, Pippo, Daniela, Pina, insomma tutti gli altri, anche quelli di Facebook. Appuntamento domani. Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata. Bye bye.